cantera, della cantera dove la geoelettrica, l'ingegnere che fa parte del, di chi dovrebbe controllare. Là c'è o geotermico o shale gas. Tutto lo shale gas. Ciao caro. Ciao. Lo squilibrio del sistema geotermico. Allora, l'azione dei problemi sismici. No, no, allora. La mia, ma penso anche la vostra, dovrebbe essere, prima del Movimento 5 Stelle, la carta costituzionale. Cioè la carta costituzionale deve far condividere le tue opinioni, con le mie, con le sue. La carta costituzionale tutela gli interessi di tutti. Allora, se parliamo di sanità pubblica, l'hanno accettato, una sanità pubblica, e con un colpo di decreto in Parlamento, venga col colpo, dove io anticipo dei servizi, la modifica ovviamente non avverrà con una discussione in Parlamento, ma per decreto, quindi esautorando il Parlamento dalle sue prerogative di discutere e di legiferare. Ma pensate che il servizio pubblico non deve essere scandinavo. Poi faccio una sentenza, faccio fanno leggi ad personam, come faceva il mio Antonio, nessuna dichiarazione. Nessuna dichiarazione oggi. Eh? A Gennaro sei sempre un grande nanlo. Non c'è niente da fare. C'è un confronto politico un po' duro tra l'idealismo di Giotto e il pragmatismo del mago del Potesto. C'è un confronto. Cioè, per farla breve, questo ci manda tutto in galera. Siamo d'accordo. Cioè, preserviamo l'idealità del movimento, evitiamo di cadere nella trappola della schiavitù del Potesto. Come dibattito? Io non sono schiavo. Io penso che se fai una cosa che l'hai fatto, che hai una passione interna, sistematicamente siamo qua per passione, anche qualcuno ci paga, ci paga qualcuno, ribadisci. Penso proprio di no. Ok, ma dimmi pure un altro problema, sono piatto di caffè e mi è rimasto qua proprio sul mio esofago. C'è il problema della qualità del caffè nel bar di Napoli. Una volta il caffè a Napoli, stiamo perdendo pure questa sicurezza del caffè. Come dobbiamo fare? Ci metti un po' di cacao. Oppure ci metti lo zabbaglione. A me piaceva proprio. No, perché io sono entrato in questo bar. Allora, io sono entrato in questo bar, tutto nero, avevo 80 centesimi. La collusione delle banche, tanto da interessare il caffè per 80 centesimi. La situazione delle banche, l'ha fatto pagasta, me l'ha trascritto il caffè. Questo sconto è 10 centesimi. Ma proprio un caffè, e si è pigliato pure la spilla poi. Fatto regalare pure la spilla poi 25 centesimi. La perdono. Sono da perdere. Perché siamo troppo brutti. Ma fare un male casino. Giotto da Fisciano. Cittadini, viviamo per il reddito. E come si chiama quell'altro giovanotto che viene sulla bici? Ma chi è che è venuto? Gabriele, no? Sulla bici, ma mo mi sfugge. Giovanni. Sulla bici, non più sudditi, ma mo non ce l'ho presente. Andone. Ma è venuto qualche volta pure qua. Gianni Bruscini, qualche volta diciamo è venuto. Gianni, il mitico Gianni. Vogliono partecipare alla costruzione di un futuro migliore. Di un cambiamento effettivo. Questi sono i principi del Movimento 5 Stelle. Domani vai a Portici, no? Domani è domenica. Sabato e domenica. Per la crescita di questo paese, per un cambiamento che sia costruito ad immagine e somiglianza dei cittadini. Sono impegni che uno non può
sono impegni che uno non può tralasciare. Piano piano. Gaetano è andato a chiedere, mi pare, i permessi. Ma quindi dove doveva arrivare? A Piazza Municipio, era arrivato. Piazza Municipio. Magari, che ne so. Cittadini, per il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Andiamo questa importante proposta di legge. Il reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale che esiste dovunque. Portiamolo anche in Italia. Caro signor Re, il reddito di cittadinanza si può istituire, è possibile. Ci sono i fondi, una dirigente sanitaria. Eccomi perché non lo vuoi fare. Con il reddito di cittadinanza si elimina il voto di scambio. Con il reddito di cittadinanza si contrasta efficacemente la camorra. Con il reddito di cittadinanza si fanno le domande. Con il reddito di cittadinanza si invogliano le banche ad erogare i prestiti necessari alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa. I fondi ci sono, basta che li tagliate gli stipendi come hanno fatto i nostri portavoce. Cari signori ministri, cari onorevoli dell'opposizione di Sua Maestà, tagliatevi gli stipendi come hanno fatto i nostri portavoce, tagliateveli. Siete dei ladri, fate la stessa cosa come abbiamo fatto noi, tagliate i rimborsi elettorali. Tagliate le pensioni d'oro, tagliate i vitalizi, tagliate gli stipendi megagalattici delle alte classi istituzionali. Presidente della Repubblica e della Camera, tagliate l'istituto parassitario dei senatori a vita, sono dei parassiti. L'interesse individuale taglieremo le pensioni d'oro, taglieremo i vitalizi. Automaticamente poi l'interesse superiore fa beneficiare pure il simbolo del interesse capitale. Riposati un po', Carlo Battagliero. L'acqua è fresca, perché l'acqua io... è fresca? È fresca un po' d'acqua, me ne prendo un poco anche io. Grazie Antonio, grazie. E poi gli sottraiamo. No, allora, grazie a voi. Antonio.
Dimmi la nota. Grazie. Sì, sì, bravo, Alessandro, per esempio, la visione della politica estera, una cosa che io ti do la parola. Alessandro è una cosa che ti do, una cosa che ti do, lo sento vicino, lo sento vicino ai miei ideali, capito? Cioè lui non si può parlare di pace se noi esportiamo più meccanico, ma non si può permettere parlare di pace se hai 50% della peretta, c'è la vita. Pietro! C'è Roma che ci sono spostato per Vaticano, aprimi le porte e dimmi credi alle Vaticano, fammi campi di accoglienza almeno del Vaticano, dopo si parlava di immigrazione. Dai l'esempio evangelico e ecumenico, e poi dopo mi puoi fare delle lezioni morali al mio stato laico. Cari cittadini, facciamo ascoltare l'intervento in Parlamento del nostro portavoce Alessandro Di Battista. Faccio strada in un giro, hai strada con i monaci, a strada, avete affidato a lui, vai, quindi all'interno il Papa c'è anche un problema, ma da lì, capite? Il problema all'interno, ma che sto dicendo, come per dirti, ma io ho detto che lui sta andando a poco cinque, il problema c'è all'interno della CEI. Il materiale è quello, è il problema di livello, il problema di dove ce l'ha lì, tutta la mazzamma e l'entourage che è pure, no, hanno pure i primi dei munici, o munici danno l'opticello, colpito, ogni tanto